Carissimi fratelli e sorelle, in questo giorno, 23 giugno, stiamo piano piano concludendo questo mese dedicato al Santissimo Cuore del nostro Signore. Ma il nostro sguardo è verso il cuore di Gesù. Noi perché facciamo quel sguardo? Perché in questo mese diciamo Sacro Cuore di Gesù, tante volte ripetiamo, special modo nel mese di giugno, perché vogliamo lodare Gesù, che ci ha donato il cuore, che ci ha donato il suo amore, che lui sulla croce ha donato la vita, ha donato cuore, quel cuore che ha smesso a battere, ma non è morto. È risorto, sì, come se fosse dire a noi, anche quando tuo cuore si fermerà un giorno, per sempre, ma non morirai, c'è la vita eterna. E noi vogliamo in questo mese, vi raccomando ancora di più, in questo anno di misericordia, ancora di più, dobbiamo dire, Signore, prendici i nostri cuori nelle mani, perché solo quando il nostro cuore è nelle tue mani siamo certi dell'amore giusto, delle scelte, siamo certi, abbiamo una nuova forza di portare amore e soprattutto a quelli che non ce l'hanno quell'amore e vogliono tante volte morire per mancanza dell'amore. E noi affidiamo tutto al Santissimo Cuore di Gesù in questa Santa Messa. Cari fratelli e sorelle, ancora di più chiedo che Gesù donaci ai nostri cuori quella forza dell'amore. È proprio in questo luogo, qui, in questa casa del clero, qui, a due passi da Piazza San Pietro, qui vicino via Conciliazione, che in questo anno tanti passano portando la croce. Per quale motivo? Per dire, Signore, noi vogliamo unire il nostro cuore. Allora la mia vita, tutto che conservo dentro di me, del passato, di oggi, voglio unirmi con te. Prendici il mio cuore, Gesù, sulle tue mani. Sì, perché solo quando Gesù prende il nostro e prende il... Perché quando Gesù prende il nostro cuore nelle sue mani, possiamo essere sicuri. Passa ansia, passa qualunque dolore, non c'è più paura, c'è solo la voglia di amare. La voglia di perdonare. Prendici, Gesù, ancora di più i nostri cuori nelle tue mani. È quello che ti chiediamo in questa Santa Messa. Ma mi ricordo molto bene quando un giorno sono stato in Polonia, in un ospedale. Mi hanno invitato di partecipare a un intervento chirurgico sul cuore per vedere un mio amico chirurgo. Sono stato lì con lui. Quando ha aperto il corpo dell'uomo e ha tirato cuore di quell'uomo, mi disse quel chirurgo: Padre, benedici quel cuore. Ho benedetto. E poi per un attimo, quando ho tirato quel cuore dal corpo, mi disse: prendi nelle mie mani. Ma lo avevo nelle mie mani, ma mi ricordo molto cosa ho sentito in quel momento, tremando. Ma sentivo una unione e ero preoccupato che quel cuore non cade. Era tutto nelle mie mani, la vita. Giorno dopo l'ho incontrato quell'uomo, dopo il risveglio, io l'ho detto: come sta lei? Bene. Ma io ho detto: ieri avevo il suo cuore nelle mani, l'ho benedetto.
perché deve ora, da ora di più amare, da ora di più perdonare. Quell'uomo piangeva, era felice. Ma così penso quando Gesù prende il nostro cuore nelle mani. È proprio, ci vuole quell'intervento, Signore, perché tanti cuori sono chiusi, lontani, chiusi per quel motivo che sono chiusi, sono lontani, ma ci vuole poco. Aprite le porte a Cristo, diceva Santo Giovanni Paolo II. Ma io oggi voglio ripetere, aprite il cuore di Cristo. E fra 7 giorni faccio un pellegrinaggio con quelli che partecipano a gruppi di preghiera chiamati Case di Saint Charbel, che sono in Polonia. Con loro, con diversi pullman, andiamo in Lituania, a Vilnius, davanti Gesù Misericordioso, perché proprio a Vilnius c'è questa immagine, quella originale, che il Signore la confermò, e vogliamo guardare all'immagine di Cristo, ripetendo: Gesù, confido in te, e vogliamo poi andare a dire grazie alla Madre Celeste, Madre di Misericordia, a Vilnius, e io voglio portare tutti. Tutti voi. E la celebrazione davanti in quel luogo, davanti in quel quadro, Gesù Misericordioso. Vi posso già oggi qui assicurare, tutti voi, fratelli e sorelle, e voi che siete uniti, che pregherò: Signore, prendici i nostri cuori per avere più fiducia a te, per avere più amore, per avere più fede e non accadere così semplice, semplice, così spesso a quel vuoto che non viene da Dio. Amen.